quello che ci si aspetta dalla società civile, dalla società dei commercianti di Lamezia, anche questo, una reazione che purtroppo dobbiamo dire che non c'è stata. Noi già alle prime operazioni abbiamo detto che abbiamo liberato il territorio dalle articolazioni storiche di 'Ndrangheta, quelle che veramente potevano opprimere e tenevano sotto un giogo di violenze, di minaccia queste, le professioni, le strutture commerciali. Purtroppo è stato consentito loro di ricostruirsi, è stato consentito loro di affiliare nuovi adepti, è stato consentito loro di porre in essere una serie di attività intimidatorie senza ancora che si reagisse. Oggi, come diceva il procuratore, veramente abbiamo messo fine anche a questa parte, perché qua stiamo parlando di nuove leve del clan Giampà. Abbiamo messo fine a questa parte di ricostruzione di questa organizzazione criminale. Speriamo che oggi si possa dire da parte dei commercianti si possa avere maggiore fiducia e maggiore collaborazione con le forze di polizia. Ma questa indagine è importante anche perché, come diceva il procuratore, dimostra la bontà di quanto si è sempre detto in ordine al carcere duro, al 41 bis. Mai come in questa indagine è emerso come è quello che fa paura ai veri criminali di queste aree di 'Ndrangheta, di Camorra, di mafia. L'attuale il reggente fino al 2016, fino a quando non si è pentito, cioè Giampà Domenico, ci dice che il suo ruolo ha assunto maggior rilievo proprio in ragione del fatto che il capo cosca dell'epoca si era pentito, cioè Giampà Giuseppe, e che gli altri erano al 41 bis e che quindi lui era l'unico che poteva andare ai processi, poteva presenziare ai processi ed in occasione di questi processi incontrarsi con gli altri della cosca. Lui lo dice chiaramente: io andavo a Catanzaro ai processi, mi incontravo con quelli del carcere di Paola. Lui parla dei suoi sodali come di quelli del carcere, quelli di Paola, quelli di Cosenza, quelli di Catanzaro. E il processo diventava un'occasione di incontro, un'occasione di pianificazione delle attività criminali. Quindi ancora oggi c'è la dimostrazione, come ha sempre detto il nostro procuratore, il procuratore Gratteri, della bontà delle videoconferenze, quindi evitare i contatti e la presenza in aula di questi criminali di un certo rilievo e quindi far venire meno quella possibilità di contatto che tra di loro, tra i detenuti di varie case circondariali e con i familiari che spesso hanno rappresentato uno strumento per portare all'esterno del carcere la volontà del gruppo criminale.